Cari amici, eccoci tornati in onda e a questo punto vogliamo con tanto entusiasmo, come farebbe lui nonostante il momento difficile, vogliamo rendere omaggio al presidente dei presidenti della comunicazione. Questo momento è tutto per lui. Eccoci pronti per il treno dei servizi. Tanti ambasciatori, servizi da ogni dove. Ma attenzione perché c'è Marco Dottore con le due eccellenze italiane, le nostre eccellenze italiane, ma ancora prima la sigla firmata Marco Carena. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento, come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento. Se guardi DG Evans, lo scopri DG Evans, lo impari DG Evans, soltanto al DG Evans. Questo programma è offerto da Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati. Una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno da tutti noi. Olio Rai Neri. Ovunque siate! La Nazionale Calcio TV scende in campo, colpisce e stupisce, ma attenzione perché in questa simpatica avventura piemontese subisce anche una sonora, no, non lo diciamo, forse non è il caso di dirlo, ma pareggia, forse vince, non lo so, linea al campo perché ne vediamo delle belle. Ma Luca, dove stai andando? Ah, Marco, mi hai beccato, vado a Costigliole Saluzzo, frazione Cerretto, provincia di Cuneo, in Piemonte, a fare che cosa? A giocare a calcio, Nazionale Calcio TV e social contro una squadra locale. Adesso un bello carico, tosto, ce la faccio, sono un calciatore, arrivo! Fermati! E tu chi sei? Franco Di Novi, portiere della Nazionale Calcio TV e social. Perché guardi bene o guardi in camera? E dove stai andando? Sto andando a Cuneo. Sali, vieni con me, dai, okay. Ti porto. Sali, grazie, veloce. Sciacaluga, demo. Mani sul volante, ragazzi, nessuna distrazione. Mi stai distraendo, stai attendo. Attendo, siamo a Ceva. Se io dico Ceva, a te viene in mente che cosa? Oh, Ceva una volta. Oh, hai fatto la battuta, bravo. E siamo in provincia di Cuneo. Un amico tipico di Saluzzo, ciao, ci saluta anche. Quello è il posto, c'è un castello meraviglioso. Tra poco, non aprire niente, tra poco andiamo al campo sportivo dove ci saranno i colleghi della Nazionale Calcio TV e social e i nostri avversari. E andiamo! Oh, che apparizione! Ciao, cara, facciamoci, questo è l'entusiasmo. Lucia, che ragazzi della Nazionale Calcio TV. Così, lei si chiama? Lucia. Io sono Luca, UFO02, e quindi... Io sono Ceppe, è un videomaker. Bravo! Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Ciccio Gamer 89, bello a tutti i vagoni! A dimostrazione di quello che so fare, vado indietro con la camera. Va bene, ma chi sei? Cristiano Ronaldo. Questa è la Nazionale Calcio TV e social. Un rapporto umano ci vuole, basta questo stacco col mondo arbitrale. No, ragazzi, grazie, tutto bene, è bello, mi raccomando, è il solito rigore, e andiamo. Il primo calcio al fischio del nostro arbitro sarà nel campionato. Pericoloso, c'è un'incursione. Il tiro dalla distanza. Un attimo, attenzione, calcio, sport, la passione, l'amicizia, siamo in tanti, da tanti anni siamo insieme,
Questa è la Nazionale Calcio TV, oggi anche social, ma la storia incomincia un po' di tempo fa e siamo qua per ringraziare e premiare un pilastro di questa squadra, un pilastro veramente che raggiunge le 300, ribadisco, le 300 partite con la Nazionale Calcio TV. Mi vengono i brividi solamente a pensare a quante ne ha viste, quante ne ha giocate e quanto vorrà ancora divertirsi. È il più ragazzino di tutti i ragazzini, è colui che ci trascina sempre, è un punto di riferimento per tutti i signori, Lorenzo Beccati, 300 partite, vai Bas, dal presidente, con tutto l'affetto da parte dei ragazzi, di oggi e di domani. Partita, siamo a Balestrino. Una meraviglia, guarda. Eh? Eccezionale. Cosa si prova a uscire su un 2-0 secco? È ancora più bello. Vado? Sì, guarda. Che dolore! Risultato finale! La partita è stata equilibrata, una partita tirata, primo tempo non mi ricordo, ma forse 1-0 per loro. Guarda, secondo se non tempo fosse stato siamo per riusciti per quei 4 gol che ci hanno fatto. Sì, alla fine praticamente se escludi i gol che hanno fatto loro 0-0, altrimenti 4-0 per loro. Bene, però chiudete qua il servizio, felici e contenti? Man of the match per ora. Ragazzi, chiudete lo servizio, dai, va bene essere abbattuti, però no. L'orgoglio, l'orgoglio, mazzi, gli occhi della tigre fino alla fine. Da Castiglione. Da Castiglione, saluto. Saluto è tutto e per TG Events da Steve Ogogna che ha vinto il premio. Che premio ha vinto? Brizzolato dell'anno. Brizzolato dell'anno. Brizzolato dell'anno. Il più bello sei sempre tu. Ciao. Salutiamo gli amici di Costigliole, Saluzzo, ce l'ho fatta finalmente a ricordarmi di questo posto meraviglioso, non dimenticherò mai. E andiamo a Bogliasco perché c'è un evento green che fa respirare il pianeta e ne abbiamo estremamente bisogno tutti. Posidonia Green Festival, un eco festival di arte e natura per una diffusione di conoscenze e di buone pratiche a difesa del pianeta blu. Un laboratorio partecipativo che collega i mondi dell'ecologia, dell'economia sostenibile e dell'arte in modo innovativo. Nel cuore del nostro festival, Giulio Capurso in concerto su una barca ancorata proprio nel cuore del Golfo di Bogliasco. E da Bogliasco vi porto in Friuli Venezia Giulia, esattamente a Grado, l'Isola del Sole, un posto meraviglioso, quando il 24 e 25 di giugno per la quinta edizione di Food Golf on the Beach, con la partecipazione di grandi campioni dello sport e di personaggi curiosi dello spettacolo. Ci sarò anche io. Mi raccomando, intervenite numerosi perché l'evento è totalmente a favore della Fondazione AIRC. E questa è la sintesi. Grado ci aspetta, è un posto meraviglioso, io ci sarò alla grande. Signori, lasciate che la guerra resti un gioco.
Espressione e visioni di un mondo pulito visto dagli occhi dei bambini e di un artista pacifista, meritevole di grande rispetto. Signori, linea all'ambasciatore Andrea Evans. Pizzichettone, lasciate che la guerra resti un gioco. Una mostra di arte classica e contemporanea con il maestro Francesco Garofalo. Caro Francesco, buongiorno. Qui a Pizzichettone oggi una tua mostra contemporanea. Tu sei un noto artista internazionale. Abbiamo parlato prima della guerra e dietro di te immagine di guerra con bambini. Sì, allora buongiorno innanzitutto a tutti. Questa appunto è una mostra che abbiamo chiamato Lasciate che la guerra resti in gioco, perché oggigiorno, secondo me, secondo anche una corrente di artisti internazionali, c'è proprio questa volontà di trasmettere tramite l'arte il discorso della pace. L'idea in questo momento è stata quella di creare due soldati, uno russo e uno ucraino, però nelle vesti di bambini, per far capire all'opinione pubblica, alle persone che a volte sono abituate appunto a vedere i telegiornali sentir parlare di soldati morti, spesso si dimentica che un soldato comunque è stato un bambino. Un soldato è un bambino interiore, ha un bambino interiore e nello stesso tempo comunque è un papà, è un genitore, un fratello, quindi è un essere umano. Parte classica della mostra, Francesco. Sì. Qua cosa possiamo vedere? Allora, qui sono ritratte alcune mie opere. Nella fattispecie questa qui, la mamma col bambino, si chiama Speranza. Quello che volevo trasmettere con questo quadro è appunto l'emozione della mamma che dorme stanca, che però porta in braccio questo bambino e automaticamente dà speranza, perché ogni genitore, ogni persona si spende per i propri figli e quella è proprio la speranza, diciamo, del futuro, del mondo a venire. E dal classico all'iperrealismo. Caro Francesco, qui hai usato una tecnica pittorica particolare che noi la troviamo un po' sulle moto, sui caschi anche delle moto o sui track, vero? Sì, praticamente sono opere create con l'aerografo, quindi appunto viene usata anche per quello che sono i caschi delle moto, le autovetture e tante altre cose. Si chiama iperrealismo perché appunto viene utilizzata una punta d'aerografo molto sottile e ti dà quasi la sensazione della fotografia. Poi avvicinandosi all'opera si rende conto invece che è aerografata. Francesco, io so che tu però hai fatto dei quadri particolari, cioè hai ritratto delle personalità, diciamo, molto importanti, ce lo puoi dire? Sì, diciamo che nei 35 anni di carriera ho avuto la fortuna di ritrarre, per esempio, per l'ambasciata americana ho ritratto Barack Obama, ho fatto il Papa Francesco, lo stesso Padre Giorgio, che appunto sappiamo che è il numero 2 del Vaticano, ha avuto un mio ritratto. Poi c'è stata tutta una serie di personaggi sportivi come Mourinho, l'allenatore della Roma, tantissimi, Nino Frassica, Nino D'Angelo, per stare un po' nella mia città. Carlo Pedrazzini, presidente Pizzichettone Fiere dell'Adda. Tu sei un po' il padrone di casa di questa giornata Pizzichettone. Ci vuoi raccontare cosa ci offrite oggi? Allora, oggi siamo alla 33esima edizione della nostra Tre Giorni in Piazza, che è una manifestazione che è nata per tanti anni fa per mettere in mostra le eccellenze che erano qua a Pizzichettone, dell'artigianato, dello sport e di tante persone che facevano un po' di attività. Oggi, quest'anno, per la prima volta, abbiamo voluto dare un taglio un po' diverso, riempendolo un po' di contenuti anche culturali, artistici. Abbiamo avuto la fortuna di avere proprio qui a Pizzichettone il cittadino nuovo che è arrivato a abitare, che abbiamo conosciuto, che è Francesco Garofalo, con il quale abbiamo da subito stretto alcuni importanti ragionamenti e da lì è uscita la messa a disposizione di questi spazi espositivi, che sono unici. Qui siamo nelle antiche mura di Pizzichettone e ospitiamo questa bellissima mostra, tra l'altro con questo coinvolgimento che c'è stato di tutti i bambini delle nostre scuole medie che hanno prodotto questa opera d'arte. E cosa dirvi? Rimanete qui con noi, Andrea Evans, TG Evans. Francesco Garofalo, artista numero uno. E adesso, signori, giriamo pagina perché c'è Federico Tocchi che è pronto ad andare in strada a selezionare le menti più selvagge, più belle, più genuine, più ruspanti di questa città. Quale città? Lo scopriamo insieme. Non è la città,
ma le battute di questa città. È lui, Federico Doc, particolare. Cari amici, il vostro Federico Doc, all'interno di questo tubo che rimbomba, vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Risate di Strada. Io sono pronto! E voi? Come si chiama quella squadra che va matta per il caffè? Mocha Junior! Gaia, quali sono i cavalli preferiti dai vampiri? Il puro sangue! Come si chiama il più grande barista arabo? Una birra al bar! Come si chiama il più grande regista giapponese? Mozumo! Come si chiama il santo protettore degli ubriachi? Sambuca. Hai capito? Eccomi qua, Federico Doc, in compagnia di Soraya. Soraya, cosa dice un computer stanco? Oggi non connetto. Cari amici, puntata terminata. A bordo di questo straordinario mezzo che mi ha dato la produzione, io metto in moto e vi saluto. Lorenzo Beccati per Alza il volume incontra il vulcanico, il personaggio surreale Charlie Gnocchi. Il risultato? Semplicemente boh. Alza il volume. Oggi alzeremo questo volume di Charlie Gnocchi. Un fatto eccezionale che alzi il volume ci sia l'autore, allora chiediamo a lui di parlarci del libro. Beh, è un libro che non dà risposte, è un libro che dà soltanto delle domande. Io sono diventato un domandologo, mille domande per diciamo, affrontare meglio la vita e non farsi troppi problemi. Insomma, è un libro strano, particolare, che viene veramente da citare il titolo. Boh, però ve lo consiglio, un grande amico, un grande libro. Alla prossima, alza Grazie. Il volume. E adesso Stefano Pezzini, il giornalista enogastronomico, ci parla di Alici e il Paese delle Meraviglie, praticamente la costiera amalfitana. Alla ricerca del gusto oggi si sposta in campagna, perché parliamo di una eccellenza della costiera amalfitana, di Cetara soprattutto, la colatura di Alici, una ricetta diventata simbolo di un territorio e che si perde nella notte dei tempi. Pensate, addirittura risale ai Romani, quando col garum, una sorta di salsa di pesce che serviva a coprire il gusto delle carni, non sempre conservate in maniera ottimale, non c'erano i frigoriferi evidentemente, e poi con la riscoperta da parte dei monaci nel Medioevo e poi tutta una serie di procedimenti e di miglioramenti sino a ottenere quel prodotto di grandissimo sapore, di grande eccellenza, che oggi è un vanto della costiera amalfitana. Serve con cosa? Serve nelle insalate, serve nelle paste asciutte, serve a ricordarci il sapore del Mediterraneo. Stefano Pezzini alla scoperta del gusto. Lui si chiama Jacopo, un ambasciatore fantastico che ci racconta una storia incredibile. Ebbene sì, mettetevi comodi perché adesso ragazzi vi portiamo in un mondo particolare, in un mondo che affascina sia i grandi che i piccini e i grandi, insomma affascina tutti, anche me, sono rimasto molto stupito. Vai Jacopo! Ciao a tutti, sono Jacopo Privitera, amministratore capo della community italiana di Pokémon più importante in Italia, ovvero Pokémon Prestige, conta ben 22.000 membri e nella community ci occupiamo di vendere, comprare e scambiare le carte dei Pokémon. Oltre a questo organizziamo eventi incredibili come quello che è appena avvenuto a Padova, dove abbiamo sbustato le primissime edizioni dei Pokémon, ovvero Set Base in prima edizione e Team Rocket in prima edizione, questo qua. E sono dei box rarissimi e costosissimi. Pensate che questo costa ben 15.000 euro. E il set base, che non ho portato ovviamente perché l'abbiamo già aperto, costa ben 60.000 euro per trovare delle carte come questa. E ovviamente, chi lo sa, l'abbiamo trovato il famigerato Charizard? Dovete vederlo voi perché non ve lo posso dire. 3, 2, evento organizzato direttamente a Padova nella sede di iGrading, la casa di gradazione e certificazione di carte Pokémon migliore in Italia, insieme a VG Informatica di Torino, che ci ha permesso di streamare in qualità incredibilmente alta.
ospiti youtuber italiani di massimo livello come CiccioGamer89, Federic95 Ita, Grax, i Carmageddon, Kodomo Live, insomma una live indimenticabile. Inoltre, se siete degli appassionati del mondo Pokémon o semplicemente volete saperne di più, andate su Facebook e cercate Pokémon Prestige, iscrivetevi e ci pensa Jacopo. Un saluto! Mai avrei pensato di annunciare questo ambasciatore e sono estremamente felice e commosso. Cari amici a casa, abbiamo ospite con noi oggi lui, Antonio Razzi. Un uomo, una garanzia, un personaggio veramente esplosivo. È stato ospite all'interno di una manifestazione, lui ha fatto l'ambasciatore e ci racconta più o meno e ci parla di più o meno, e non vi dico altro, più o meno, perché tutto quello che dice lui, più o meno, è pura verità, più o meno. Ciao Luca, sono appena stato al Museo delle Campane ad Agnone, provincia di Isernia, Molise. Veramente un posto stupendo. Guarda, qui c'è la visita che ha fatto Papa Wojtyla. Guarda, e ha anche suonato questa campana, guarda. Luca, devi sapere che con me c'era l'ambasciatore di Corea e naturalmente da buon abruzzese abbiamo chiuso in un bellissimo ristorante nel comune di Rosello, nella provincia di Chieti, tutte specialità abruzzesi. Luca, ti aspetto anche a te. Ho avuto modo di conoscere il grande Antonio Razzi ultimamente, un personaggio meraviglioso che riesce a catalizzare, a coinvolgere tutti con la sua simpatia. Complimenti, ciao Antonio. Adesso, signori, con l'arrivo dell'estate, torna quell'uomo meraviglioso, quel canterino che il mondo ci invidia, Davide De Marinis. Insomma, il brano dell'estate è pronto per farci ballare e in questo a questo progetto hanno partecipato nobili artisti. Prego, Luplis. Ciao amici di TG Events, sono Davide De Marinis e sono qui per presentarvi la nostra Country Dance insieme a Enzo Salvi nazionale, Johnny Ponta, il re del country all'italiano, insieme al mio produttore Paolo Agosto. Tutti insieme abbiamo fatto questa canzone che farà ballare tutta l'Italia per tutta questa estate. Country Dance. Un bacione dal vostro Davide De Marinis. Everybody country love. Country dance, country dance, country dance, country dance. Everybody country dance, country dance, country dance, country dance. Yeah yeah, oh 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 yeah yeah. Oh, oh, oh. Faccio musica del country con la chitarra country. Un tratto con i guanti, ci passiamo già tanti. Prova a indovinare il mio segno zodiacale. Ovviamente sono del country, ho gli stivali. Yeah! Azione. Vincenzo, ma che c'è? Bellissima questa. Siamo partiti annunciando il treno dei servizi e questo treno è arrivato a capolinea, l'abbiamo parcheggiato bene perché si va a ricaricare per le prossime, per la prossima puntata, la prossima settimana, con nuovi ambasciatori, nuovi servizi, insomma ogni settimana siamo sempre alla ricerca di qualcosa di particolare. Adesso lancio l'appello a tutti gli italiani lavoratori, popolo italiano, mi raccomando, collaboriamo, è facile. 0182 554886, info@tgavenze.it. Risponde Marco Dottore, lui risponde, voi chiamate e possiamo collaborare perché insieme si cresce. Ci siamo. Copia, incolla. Ma questo è il mondo del social. Condividi. Quindi parliamo di Facebook, Instagram. Invia video. Ma tu ti senti pronto così vestito? Prontissimo. Allora sono pronto anche io. Si cresce anche sui social, mi raccomando, siamo sempre su Facebook, Instagram, Facebook, basta un click, un mi piace e un attimo. Bene, vi ricordo che tutti i servizi sono su tgevents.it, il sito è nuovo, andate a visitarlo. E poi ribadisco, se volete segnalarci qualche evento o magari dirci qualcosa di carino, spero solo di carino, fatelo quando volete. info@tgevents.it, rispondiamo a tutti, belli e brutti, basta un attimo.
alla settimana prossima. Au revoir, ciao. Maragnano. Questo programma è stato offerto da... Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno da tutti noi. Olio Rai Neri. Olio Rai Neri. Ovunque voi siate. Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati. Una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento. Come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento?